Siamo qui nella sede di San Marino Fixing insieme a Marina Corsi, candidata nelle liste del PDCS nelle prossime elezioni, a cui chiediamo un'analisi della prevenzione sanitaria per i prossimi anni a San Marino. Allora, la prevenzione in ambito sanitario è un aspetto di cui si occupano tutti gli stati a livello mondiale e in cui San Marino si è particolarmente distinta. A mio avviso, però, in questo ambito bisogna elevare proprio il calibro e il significato della prevenzione stessa, perché è dovere di ogni stato prendersi cura dei propri cittadini. Proprio perché la spesa sanitaria per le patologie cronico-degenerative non ha solo un valore in termini economico, ma anche un valore in termini etico. Quando parlo di patologie cronico-degenerative mi riferisco in particolar modo al diabete, all'ipertensione, alle dislipidemie e al fenomeno dilagante dell'obesità e soprattutto dell'obesità infantile, nel quale San Marino si sta facendo molto, ma bisognerà intervenire anche in ambito legislativo, cercando di favorire le scelte dei consumatori verso alimenti che siano più idonei per il mantenimento del loro stato di salute, ad esempio limitando il consumo di alimenti contenenti grassi idrogenati o contenenti cloruro di sodio. Per la prevenzione bisognerà intervenire anche attraverso l'educazione delle nuove generazioni, magari prevedendo l'educazione alla salute come materia scolastica, per far sì che attraverso il rispetto di sé, attraverso le scelte consapevoli di alimenti consoni per la loro salute, una giusta attività fisica e la disabitudine al consumo di alcol, fumo e droghe, i nuovi giovani non incorrano nel rischio di ammalarsi. Perfetto.